c'è la crisi è pesante, la gente è arrivata a vendere le mutande. Se ti trovi senza soldi non ti devi disperare, con la minigonna tutto il conto si può pagare. C'è la crisi, la gente si è venduta pure le mutande. Basta la minigonna. Giovani disoccupati o in cassa di integrazione, ma chi ci rimette? Di certo non è il padrone. Se ti trovi senza soldi non ti devi disperare, con la minigonna tutto il conto si può pagare. La minigonna tutto il conto si può pagare, capito? Quindi quando andate non mettetevi i pantaloni, mettete la minigonna. Barone, saresti bello con la minigonna. Al telegiornale si parla di lavoro, ma cerca che ti cerca e come trova loro. Se ti trovi senza soldi non ti devi disperare, uè. Con la minigonna tutto il conto si può pagare. I ragazzi della quadriglia, Andrea e Riccardo, iniziamo così oggi. Per chi si sposa e poi si trova male, prende la moglie a rate e protesta la cambiale. Se ti trovi senza soldi non ti devi disperare, con la minigonna tutto il conto si può pagare. Con la minigonna tutto il conto si può pagare. Oggi si esce con la minigonna, così si può pagare con la minigonna, capito Barone? Il matrimonio è come una cambiale, ogni 200 centoso in tribunale. Se ti trovi senza soldi non ti devi disperare, con la minigonna tutto il conto si può pagare. Ehi! La gente si lamenta, non arriva a fine mese, ma devi star contento se ci paghi le spese. Se ti trovi senza soldi non ti devi disperare, con la minigonna tutto il conto si può pagare. Il petrolio è scesa la benzina, ma se ti fai due conti ti costa più di prima. Se ti trovi senza soldi non ti devi disperare, con la minigonna tutto il conto si può pagare. Con la minigonna tutto il conto si può pagare. Meglio il contadino che sta senza padrone, almeno lui lavora e mangia pure buono. Se ti trovi senza soldi non ti devi disperare, con la minigonna tutto il conto si può pagare. Ehi, con la minigonna non ti devi preoccupare, arriva il padrone e ti viene a cimentare. Se ti trovi senza soldi non ti devi disperare, con la minigonna tutto il conto si può pagare. Con la minigonna tutto il conto si può pagare. Grazie ai nostri Andrea e Riccardo, i ragazzi della quadriglia, li abbiamo visti alla corrida qualche anno fa con la quadriglia, che poi è anche la sigla che noi abbiamo utilizzato con il Barone, che è qui con me, a cui diamo il benvenuto. Buonasera Barone, buonasera. Buonasera a tutti. Come va Barone? Sempre bene. Ha schiarito un po' la voce, schiarisci. Metti in moto. Brondo. Allora, giornata ricca oggi, ventosa, abbiamo preso un po' di vento. È gelata. L'ho preso io stamattina. Siamo voluti uscire, siamo voluti andare a farci una passeggiata. Come siamo usciti? Sciamanninca va tu via, però ci siamo coperti bene, non abbiamo preso freddo, vero? Esattamente. Abbiamo cautelato, però abbiamo fatto un po' di cose. Allora, di che parliamo oggi, Barone? Un po' di tutto? È la situazione della settimana. Oggi siamo a mercoledì 23 febbraio. Domani è giovedì, ovviamente ringraziamo già adesso quelle persone che ci manderanno i messaggi su WhatsApp,
Vi ricordo che potete inviarli al 347-621-5614 per collegarvi e seguire Radio Show. Che cos'è Radio Show? Lo vogliamo spiegare, Barone? Esattamente. Che cos'è Radio Show? Che cos'è? Radio Show è una... è un divertimento per tutte le famiglie, per tutte le categorie, alti e bassi. Alti e bassi, ah, oh, è speciale. E noi... e noi siamo qui per dimostrarvelo. Per coprire un'oretta. Alti e bassi. Un'oretta. Un'orettina. Come si diceva una volta, un drattien. Un drattien. Un drattien. Il barone, quanti anni c'ha il barone Nicola Cassinesi? Io qua, fra qualche settimana finisco 93. Ah, pensavo 19 anni. Ah, sei giovanotto, sei. Siamo ancora... in guardia. Colli, ha visto la seconda guerra mondiale? Ha visto? Ha visto le cotte di cruta allora? Ho visto la fame, hai visto tutto. Barone, allora sappilo che stai sempre inquadrato, quindi occhio alla penna. Occhio alla penna, che significa? Che ho significa? Capito. Occhio alla penna, che significa? Ho capito. Che significa occhio alla penna? Occhio alla penna. C'è significa occhio alla penna? Devi guardare. Che da scrive buon. Se sbagli paghi. Allora, questo breve preambolo simpatico, questo siparietto, dovete sapere che il mio papà Nicola Cassinesi, 78, alias, ovvero il barone Girasole, parte con la presentazione e andiamo con tanto di quadriglia. Andiamo, barone? Esattamente. Vai? Andiamo, vai, attacca. Vai con la presentazione, barone. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Benvenuto. Benvenuto. Vittorio Cassinesi. Presenta Radio Show. Yo. Yo, a lui, yo. Ancora. Yo. Con la partecipazione del barone Girasole Nicola Cassinesi 78. Il grande Nicola Cassinesi 78 è stato il leone, è stato ferito, però non è buono, se sembra buono non è morto ancora, non è come stesso, sei tu sti tu. Con la partecipazione aspetta una, io ti dico e tu ripeti per me. Allora, Raffaele Momenco. Raffaele, sto aspettato. Se arriva. Arriva. Se arriva. Arriva. Enzo Laberinto canta. E la Sciura Maria. Ninni Anselmo e la Sciura Angela. Ninni Anselmo e Sciura Angela. Mario Scamarcio d'Andria. Grande amico. Scamarcio. Ciao Mario. Ciao Mario. Poi, salutiamo, noi stiamo facendo saluto. Salutiamo anche, aspetta, facciamo un po', guardiamo i saluti che dobbiamo fare. Anna Landriscina pure. Zio Ippolito. E poi ancora salutiamo chi festeggia il compleanno. Aspetta, fammi vedere, così ci avevamo un gagnale, Iniziamo. Completo. Facciamo gli auguri, allora, Allora, auguri di buon compleanno a... Luciano Terlindo. Luciano. Auguri a Luciano Terlindo. Francesca L'Aurora. Francesco L'Aurora. Efemera. Francesca. Bravo. Grazia Orlandino. Paolo Di Venosa. Giuseppe Verzicco. Ecco, sì, lo so, Giuseppe è il figlio di Antonio e di Nino, che noi salutiamo, e Pasqua. Francesco Cortellino. Claudia Caporale. Ancora, vai, Caporale. Ancora tanti auguri, ancora Alessandro Di Gennaro. Francesco Paolo Balzano. Francesco Adessi. E Alex Patruno. Eccoli, stasera ci trozza. Tanti auguri. A te, cicca cicca boom. Tanti auguri, Luciano, il mio caro amico fotografo. Ciao Luciano! In via l'Europa, buon compleanno! Ciao Luciano, buon compleanno a te e a tutti gli altri che abbiamo appena nominato. Mentre adesso vogliamo vedere se il nostro bambino è pronto. Prego, se
prima andiamo con la musica, facciamo ascoltare la canzone di Ninni, mettiamo una bella canzone, anzi ho scelto tre canzoni veramente molto belle di Ninni, ma prima di andare con le canzoni vi ricordo che potete tranquillamente inviare i vostri messaggi WhatsApp o eventualmente potete tranquillamente inviare i vostri video, le vostre foto, un commento, la notizia, quello che volete al 347-6215-614. Allora, il barone si mette comodo, sta già comodo, non è come stai, sta bello comodo e diamo il benvenuto a una persona. Vediamo, sta squillando? Mi sa che sta squillando. Proviamo a sentire, sì, sta squillando. Va bene, allora facciamo la rubrica Accadde Oggi e subito dopo ci metteremo in contatto a casa Ricciardelli dal loculo 4748 direttamente del nostro amico Raffaele Vengo! 23 febbraio 2022, mercoledì. La chiesa ricorda San Policarpo, vescovo e martire. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: gioire del male altrui è come mangiare un frutto con gusto, ma non accorgersi di quanto sia avariato. È il momento dei fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1455 Johannes Gutenberg completava la stampa della Bibbia. Era il primo libro realizzato con i caratteri mobili di sua invenzione e al quale aveva lavorato per 2 anni. Nel 1898 veniva arrestato in Francia lo scrittore Émile Zola, condannato a 1 anno di reclusione per diffamazione dopo la pubblicazione del suo J'accuse il 23 gennaio precedente. Nel 1901 un incendio distruggeva il teatro Castagnola di Catania. Le fiamme divampavano poco dopo lo spettacolo di una compagnia equestre. Nel 1912 il Parlamento approvava il decreto di annessione della Libia all'Italia, nonostante la tenace opposizione di Filippo Turati, contrario alle politiche coloniali. E nel 1921 l'Assemblea dei Deputati aboliva il prezzo politico del pane, una decisione motivata dalla necessità di risanare il bilancio italiano. 75 anni fa, nel 1947, si fondava a Londra l'Istituto Internazionale per la Normazione. I delegati sceglievano il nome ISO, rifacendosi al termine greco ISOS, che significa uguale, per evitare un acronimo che cambiasse in base al paese di utilizzo. Nel 1960 la medaglia di bronzo nella discesa libera di sci per Giuliana Minuzzo ai giochi di Squaw Valley negli Stati Uniti era la prima per una donna italiana nelle Olimpiadi invernali. Nel 1996 Alberto Tomba conquistava l'oro nello slalom gigante ai mondiali di sci alpino di Sierra Nevada e al Festival di Sanremo. La gara delle nuove proposte proclamava la vittoria di Siria con il brano Non ci sto. E nel 2003 valanga di premi ai Grammy Awards per Norah Jones, che con l'album Come Away With Me incassava un totale di 6 riconoscimenti. Per quanto riguarda gli anniversari di nascita del 23 febbraio, ricordiamo: nel 1685 il compositore Georg Friedrich Händel, nel 1830 il generale e patriota Giuseppe Dezza, nel 1928 il giornalista e scrittore Luca Goldoni, nel 1934 il giornalista Rino Tommasi, nel 1940 l'attore e regista Peter Fonda e nel 1951 la ballerina e cantante Stefania Rotolo. Inoltre nascevano oggi anche l'imperatore del Giappone Naruhito nel 1960, il DJ e produttore discografico Giorgio Prezioso nel 1971 e per chiudere l'attrice Emily Blunt e la cantante Simona Molinari, nate in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 23 febbraio 2022, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere sul sito accaddeoggi.it. Bene. Ci risentiamo domani. Grazie, grazie. Meno male, ce l'abbiamo fatto. Allora, nel frattempo provo a vedere se il nostro Raffaele si è collegato. C'è Mary Lou, c'è Anna Landricina, c'è ancora qualcun altro che si sta collegando. Bene, bene, bene. 23 febbraio, ogni tanto se vedete la data sbagliata non vi preoccupate, la sostituiamo subito immediatamente, giusto per dare l'opportunità. Eccolo qua, il bimbo, il bimbetto, un bimbo che all'età
sta fumando. No, no, non lo posso far vedere. Se sta fumando non lo posso far vedere. Stai fumando? Se stai fumando. No, sto mangiando. No. Se stai fumando non ti posso far vedere. Non ti posso far vedere. È brutto da vedere, è brutto da vedere. Hai finito di fumare? Madonna! Tu muori con una sigaretta! Bravo! E che cosa? Lo sai che devi morire prima o poi! Si muore! Si muore! Tu non devi sai. Fumare! Ma tu ah, sai che. Lo sai che tu fumi più. Certamente! Ehi, Vittor! L'ho trovato il dischio! Hai trovato il dischio? Hai detto buonasera? Ho trovato il dischio! Hai detto buonasera! Se vuoi! Hai te detto, lo faccio ascoltare! Non hai capito? Ho detto, hai detto buonasera? Lady San Jasman, buonasera, Barone Girasole. Grazie. Buonasera, Vittorio. Buonasera a tutti. Oh, meno male. Grazie. Barone, contento che l'hai menzionato. A me Tarkerà. Una buonasera particolare per Mary. Mary, ciao, sta guardando. Ma sai che sta guardando anche Antonio? Buonasera Mario, ciao Mario, Mario Minerva, come siamo? Lo fa zero, lo fa go. Che buono. Che c'ha il cane? Che c'ha il cane? Eh? Che c'ha il cane? C'è il cane? Eh? Che c'ha il cane? Merilù ti saluta. Sta sempre insieme quello. Raffaele, Merilù ti saluta, scrive ciao Raffaele. Fai vedere, non ti bloccare. Manda i baci, E che bocca? Da quel lato, è mamma da paghi. È mamma da paghi. Me la saltano a dare. Va bene, ciao Merilù, ciao Barone, da Merilù, Barone. Ciao, grazie. Grazie. Senti, oggi il Barone è pimpante. Lo sai perché sta bello pimpante oggi? Eh? Lo sai perché sta bello pimpante il Barone? Perché abbiamo iniziato con la minigonna, la canzone La minigonna oggi. Se non puoi pagare il conto, vai con la minigonna. Minigon, gora gora, e tu si mise che sta besta corda, a tutto quanto fai spalla. Ma chi la canta? Raffaele, chi la canta? Chi è che la canta? Gigione minigonna. E vai, Gigione la sua minigonna. Vediamo oggi minigonna. Minigonna. Oggi Gigione minigonna. Poi dobbiamo fare una canzone dedicata a Nicola, zio Nicola. Quando è bella scenga in bagna, quando ti è così bella. Allora sentiamo questa canzone, proviamo a sentire questa canzone. Giovanna minigonna, vero? È Giovanna minigonna? Sì, Giovanna minigonna, è incredibile. Raffaele tutte le scova tutte lui. Sentiamo un po', ed è una versione dal vivo, eh? Sentiamo. E ti sei messa con un tipo strano, ma che vaga venico fai passa. Non c'è ta mamma da quando vogliamo, a pensa chi le vengo in bagno due. Non così fatta con la musica, casi da gara da sapere lo spinto. Che vai tu mi morto su spinto, e si da guardo tu mi fai un po'. Mi dico, Giovanna mi dico, Giovanna mi dico, tu mi fai chiamma. Mi dico, Giovanna mi dico, direttamente dal matrimonio di Raffaele. Non
Devo salutare Carlo, Carlo, devo salutare Carlo Macrida da Cabella Grande, da Cabella Grande in provincia di Crotone, sì, in Calabria. Ciao Carlo, buonasera. Giovanna Minigonna, allora questa canzone devi sapere, caro il nostro Raffaele, che il video è stato estratto da un matrimonio dove c'era il nostro caro Gigione con Minigonna Giovanna Minigonna, però il disco originale devi sapere che è di questo personaggio, adesso te lo faccio vedere, eccolo qua, Eddie Grant. Eddie Grant e la versione originale si chiama Gimme Hope Joanna. Vuoi sentire? Gimme Hope Joanna è la versione originale dove il nostro come si chiama? Simpaticissimo Gigione ha preso in prestito e ha fatto questa canzone, l'ha fatta sua, cioè, l'ha rifatta in una versione tutta sua. Adesso te la faccio ascoltare e vedi la differenza, è pochissima. Giovanna Minigonna, Giovanna gimme hope, Giovanna body body come, Minigonna, Giovanna Minigonna, Giovanna body body come. Salutiamo tutte quelle che si chiamano Giovanna Minigonna, così almeno abbiamo risolto il problema anche del copyright. Beh, abbiamo fatto ascoltare la versione originale, pezzo del 1988, il 1988 questa canzone usciva e il nostro Gigione giustamente ha fatto bene a riprenderla e fare la sua versione, molto bello e soprattutto anche attiva. Allora, vedo i messaggi che stanno arrivando nel nostro contesto radiofonico e sono, allora, Marilu dice augurissimi Raffaele per il matrimonio, hai capito? Cioè, questa è stata fatta al matrimonio, quindi augurissimi. Mary Lou ti dice auguri. Salutiamo la nostra cara Mary Lou. Sentiamo adesso i messaggi che ci stanno arrivando al nostro numero di WhatsApp. Vediamo, anzi, approfitto per vedere se funziona adesso il WhatsApp che adesso stiamo vedendo. Aspetta un attimino. Eccolo qua, è aperto. Sì. Allora, WhatsApp è il 347-6215-614. Vi ricordo che se volete potete tranquillamente mandare i vostri messaggi vocali al WhatsApp. Allora, dove sta? Eccolo qua. Chrome, eccolo qua. Vediamo un po' se si vede. Niente ancora. Come mai? Non riesco a capire perché non si vede. Lo devo rifare, ho capito. Vabbè, lo rifacciamo. Lo rimuoviamo e lo rifacciamo. Allora, vediamo un po'. Inseriamo una pagina cattura. Una finestra, eccola qua, catturiamo questa finestra e vediamo se questa finestra ci appare, va bene, eccola qua. Allora, andiamo giù, no così è troppo, così va bene, ok ce l'abbiamo fatta. Ah, ecco perché probabilmente io ho fatto un errore e non sapevo di averlo fatto. Vabbè, pazienza. Allora, Raffaele, adesso ci siamo. Allora, eccola qua. Adesso ci siamo, Raffaele. Allora, il numero... Ci siamo? Sì, il numero è 347-615-614. Vediamo i messaggi che ci sono arrivati su WhatsApp e ascoltiamoli più che altro, dai. Proviamo ad ascoltare il primo. Anna! Ela, Vittorio, buonasera. Stasera ho una richiesta da farti. Sentiamo. Quindi vorrei fare gli auguri alla mia carissima amica Patrizia che è qui con me. È la Scalandriad. Quindi oggi è il suo compleanno. Fagli gli auguri da parte mia e quindi che li voglio tanto bene.
E in più ne fagli una bella dedica, faccio fare a te, che tu sei un grande. Grazie. Ok Vittorio, buona serata e saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Show e fai gli auguri a Patrizia. Ciao, Radio Show, yo. Grazie, grazie Anne, auguri a Patrizia. Vittorio, Radio Show, yo. Grazie Anna, Radio Show, yo. Allora, una bella canzone, Barone, dobbiamo far ascoltare una bella canzone. La dedichiamo a Patrizia, come la dedichiamo a tutti i nostri amici che sono all'ascolto. Facciamo così, vediamo un po' se il nostro... sei la nostra favola, è inutile. Anzi no, ti dedico questa canzone che è molto molto sentimentale, si chiama Besame Mucho, per Patrizia che oggi festeggia il compleanno e per tutti quanti voi che state guardando Radio Show. Canta Ninni. Besame, besame, besame mucho, besame. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Senti che classe. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Saluto Raffaele Sarno, ciao Raffaele. Quiero mirarme, ciao en Raffaele, tu corpo, sentirte muy cerca, muy cerca de mí, muy cerca de mí. Piensa que tal vez mañana pues ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Canta che ti passa. La ultima vez. Bésame, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bella canzone, grande Ninni, straordinaria, bella versione, vero Barone? Le è piaciuta questa versione? Bella. Auguri a Ninni. Ecco qua, Enzo, Enzo, Raffaele, Raffaeluccio, che stai leggendo, che stai guardando, stai trovando qualcosa per noi stasera, eh? Che stai trovando? Dai, che stai trovando? Stai facendo il disco show, prepariamoci per bellissimo il disco brano. Sì, ci sono parecchi brani, vediamo, che sono belle. Sono belli, né? Sono belli, a barbatite. Collage. Collage. Lei non sapeva fare l'amore. No, lei sapeva far l'amore. Sei tu che non lo fai, è diverso. Lei lo sa come si fa. Sei tu che ti fai un attimino problemi, caro il mio Raffaeluccio, frischiettuccio. Allora, collage,
lei non sapeva far lavori. Ascoltiamola, perché giustamente stiamo facendo ascoltare le canzoni a richiesta, a richiesta. Le canzoni col testo, le facciamo cantare pure, va bene? D'accordo, Raffaele? Sei pronto? Vai, canta, che ti basta. Canta. Il mio amore abbandonò. Allora, questa canzone che adesso sta per andare, la dedichiamo a chi, Raffaele? Lei non sapeva far lavori. Non me la dedicare a Mary Lou, perché non è per lei. Non è per lei, no, 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 no. La dedichiamo a chi non sa fare l'amore. A te, la dedico a te. Va bene. Che l'ha zappato che ella. Vabbè, tu sei numero uno, tu sei numero uno. Va bene, Raffaele, andiamo. Andiamo. Era nata una sera da un gioco perdente, tra una donna distratta e una stella cadente. I suoi sensi di colpa le stavano appresso, come un vecchio vestito che ti cade addosso. Era bella sul serio, col viso truccato, come un fiore di carta, incerto e sbiadito. La sua vita la vide passare di corsa, gliela vissero gli altri, lei fu una comparsa. Lei non sapeva far l'amore. Dedicata a Raffaele. Non poteva farci niente. Saluto Luigi Magnifico. L'emozione di chi si vuole bene, di chi sa dire sì. Lei non sapeva far l'amore. Salutiamo Nicoletta, la cavalletta. Ciao Nicoletta, la dedico a te questa canzone. Lei non sapeva far l'amore. Ma col possesso sopra il letto, a volte ha pure un pezzo, e l'uomo lo valò. Vai Barone, le piace? È romantico, è romantico. Lei non sapeva far l'amore, canzone scritta dai Collage, richiesta dal nostro Raffaele dal Locolo 4748 direttamente a casa sua. Lui non sa fare l'amore, infatti è lui che non sa fare l'amore, ha detto bene Anna. Ciao Anna, approfitto per ricordare ai nostri amici che sono collegati che domenica mattina alle 10.30 presso lo stadio comunale di Trani si terrà l'incontro di calcio della ASD Città di Trani, quindi se eventualmente qualcuno di voi non ha impegni, vuole andare a seguire l'incontro di calcio della ASD Città di Trani, beh, io vi invito a farlo, perché domenica prossima ci sarà un evento importante. Domenica mattina alle 10.30 per la 18ª giornata si ritorna al comunale. Vi ricordo questo appuntamento che non dovete assolutamente mancare. Ecco, vi lancio nel commento anche l'idea, ecco, così vi collegate. Si ritorna al comunale alle 10.30 e affronterà la USD Ruvese. Il Trani, imbattuta da 4 giornate, vuole allungare la striscia positiva con un'altra vittoria e accorciare sulla Virtus Molfetta e il San Giovanni, che la precedono in classifica, e si affronteranno domenica nello scontro diretto. La compagine tranese, reduce dal pareggio bugiardo, e devo essere sincero, visto anche perché c'era un gol che hanno annullato, ma inesistente, diciamo il fuorigioco o il fallo di mani, deve affrontare chiaramente a Stornarella. È stato fatto questo errore dell'arbitro, chiamiamolo così,
dovrebbe essere, sì, così, deve affrontare la Nuvese invischiata nelle zone basse nella classifica. L'incontro si preannuncia ricco di gol, visto che il risultato dell'andata è stato di 3-3. I tranesi in vantaggio 0-3 si fecero rimontare poi 3-3 con la Nuvese, che sbagliò anche il rigore del sorpasso. Il Trani si presenta con tutti gli effettivi a disposizione, non ci sono squalificati né infortunati, quindi i prossimi incontri per il Trani sono giovedì 3 marzo e in andata della Coppa Puglia negli ottavi, mentre domenica successiva sarà big match a Palese con la capolista. Adesso testa la Nuvese con un mitico obiettivo: vincere domenica 27 febbraio ore 10:30, stadio comunale, mi raccomando, è importante. Anzi, faccio una cosa, copio il link della pagina Facebook della SD Città di Trani, lo inserisco nei commenti e qui eventualmente, se qualcuno di voi... Ah, vi ricordo che allo stadio domenica mattina alle 10:30 l'ingresso è libero, è libero. Poi ovviamente se il tempo ci aiuta, se il tempo ci aiuta, domenica mattina io sarò impegnato, questo è da definire ancora, però stiamo valutando in questi diciamo giorni l'eventualità di una festa di carnevale che si terrà domenica, sempre lo stesso giorno, sempre lo stesso orario, per i bambini, una festa dedicata ovviamente ai bimbi. Questa festa è dedicata a voi, compresa anche i genitori, giustamente, che faranno parte dell'associazione sportiva Mascarate. L'associazione sportiva Mascarate, insieme a il caffè Anno Zero e poi i nostri amici della Lusmile, hanno organizzato questa festa di carnevale con animazione e giochi. Parteciperà Giuseppe Mucciaccia, l'associazione genitori, la clown therapy della città che sorride, io ci sarò come presentazione dalle 9:30 alle 12:30. L'evento si terrà in via Barletta, in croce via Pastina, aperto a bambini ed adulti, chiaramente sempre facenti parte dell'associazione Mascarate. Lo ricordo ancora una volta, sempre se il tempo ci dovesse aiutare, ma vedo che le previsioni portano pioggia domenica, quindi stiamo pensando di posticiparla. Però voi rimanete, come dire, incollati ai nostri canali, alle nostre informazioni, così vi facciamo sapere sia dell'uno che dell'altro, va bene? Tutto chiaro? E adesso, Raffaele, facciamo ascoltare un'altra bella canzone, una bella canzone sempre cantata dal nostro Ninni. Senti un po' che canzone. O violino zigano, vai, prendi la signora e balla. O zigano dall'aria triste e appassionata, che fai piangere il tuo violino tra le dita, suona ancora come una dolce serenata, mentre pallido nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore ed un altro cuore incatenò. Suona, suona per me, o violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano. Se un segreto dolor fa tremar la tua mano, questo tango d'amor fa tremare il mio cuore, o violino zigano. Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana, voglio piangere come te di nostalgia, nel ricordo di chi il mio amore abbandonò, come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione dileguò. Suona, suona per me, o violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano. Se un segreto dolor fa tremar la tua mano, questo tango d'amor fa tremare il mio cuore, o violino zigano. Vai col passo, passo. Uno, due, tre, vai, vai. Vai col casquet, Raffaele, casquet, casquet. Questo tango è d'amore. Questo tango è d'amore.
ma il mio amore è lontano. Suona, suona per me, pur se piango con te, oh violino zigano. E voilà, grande Ninni, bella canzone, grande successo. Anzi, approfitto per ricordarvi che vi ho mandato nel commento il link per potervi collegare e ascoltare tutte le sue canzoni. Ce ne sono tre, ben tre CD che potete ascoltare con tanti tantissimi grandi successi. Quindi Ninni Anselmo che canta, che vi allieta per un buon tre ore di ascolto. Beh, lui faceva parte dell'orchestra Eden ed è ancora tuttora in attività, che nel senso che canta, quindi ci fa piacere sempre sentirlo cantare. Vediamo i messaggi che arrivano su WhatsApp. C'è un messaggio che è arrivato poco fa da Alessandro e che ovviamente ci tiene a farvi vedere, penso, un video che ci ha mandato, e lo ascoltiamo insieme a voi. Questo video sicuramente riguarderà la domenica di partita che avremo, quindi facciamolo vedere insieme a voi. Eccolo qua, pronti? Signora Francesca, oggi è domenica. Perché? Perché oggi gioca il Trani. Forza Trani! Forza Trani! Grazie Francesca! Un abbraccio! Domenica, ricordiamo, 27 febbraio ore 10:30, Stadio Comunale. Ovviamente non solo ci sarà la signora Francesca, ma vi vogliamo anche a voi. Vogliamo tantissimo bene al nostro caro Alessandro, vi salutiamo. Il nostro Alessandro è un operatore sociosanitario, eccolo qua, lo vedete, è impegnato come sempre nell'assistenza sanitaria nei confronti delle persone fragili e soprattutto ha un cuore dedicato alla propria città, quale quella che noi condividiamo, la passione per il Trani, per la nostra città, cosa che dovete fare un po' tutti, va bene? Comunque saluto il mio caro amico Alessandro Ferrante e saluto anche tutti gli altri che sono collegati. Saluto Paco che questa mattina mi ha mandato tre foto dove fanno notare, ecco, vedete una gru, una rimozione di chiosco in via Biceglie, via Valcangi, lo storico chiosco, l'edicola che era lì, eccolo qua nelle foto, lo vedete raffigurato, dove c'è un camion che sta praticamente per trasportare, per rimuovere questo accumulato di ferro vecchio ormai, perché purtroppo era abbandonato da chissà quanto tempo. Quindi addio a questo cumulo e questa edicola. Un saluto a Franco Francesco Paolo Balzano e dice buona serata, saluti al barone Girasole. Beh, auguri caro Franco, caro Francesco Paolo Balzano, buon compleanno. Noi naturalmente stiamo intrattenendo così alla nostra maniera. Il barone ti vuole ringraziare, anzi te lo faccio fare direttamente da lui al nostro Francesco Paolo Balzano. Eccolo qua il barone, salutiamo. Grazie Francesco Paolo Balzano, il barone. È un saluto. Però a lui auguri, buon compleanno. Auguri. Stare bene occhio alla penna. Quando a me Francesco quindi vabbè. Può esserti un figliolo. Auguri Franco, tanti tantissimi auguri anche dal nostro caro barone Girasole Nicola Cassinesi 78, penso che tu lo conoscerai anche se non vivi più a Trani da parecchio, e credo che conoscerai anche il mio coco conduttore, eccolo qua, Raffaele Cocodè. La nostra gallina. Ciao gallina, buonasera. Fai un saluto e un augurio a Francesco Paolo. Buonasera gallinone. La signora Concetta, come direbbe auguri? Come direbbe la signora Concetta? Come direbbe? Fai vedere la signora Concetta come fa. Raffaele, no, non ci siamo. Ti ho detto, fai la voce della signora Concetta e fai gli auguri. Dai, su. Non ha capito. Buonasera. Dalla vostra Concetta e auguri. A chi? Auguri a chi? Sentiamo a chi. A Francesco Paolo.
a Paolo tanti 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 auguri. Madonna mia. Franci, purtroppo è così, non posso fare niente. Così non è che sì, non volevo. Quindi alla fine ce l'abbiamo, ce lo dobbiamo tenere. Oh, vabbè. Pazienza, pazienza. Se non sono così, noi non li vogliamo. Lo sapeva, lo sapeva, lo sapeva, lo sapeva. Stavo dando un'occhiata anche se riuscivo a trovare delle belle foto della nostra città di Trani di qualche anno fa, di com'era, Trani com'era. Vediamo un po' se riesco a trovarla. Era una pagina bellissima, Trani com'era. È una community che mette in evidenza un sacco di belle foto, ma veramente di belle foto. Allora, io ieri sono stato a cercarmi un po' di belle foto e ve le faccio vedere. Sono ben 115 queste foto e partirei direttamente con questa foto che riporta un po' indietro nel tempo, insomma, passato. Vediamo se riuscite a riconoscere questo posto. Vediamo se voi siete così tanto attenti oppure la vostra memoria non vi inganna. Ah, allora, eccola qua. Questa è la... diciamo la visuale che si intravede, credo che avete riconosciuto, questa è la parte dove stava prima, e questo è il lungomare, stiamo parlando del lungomare, vedete non c'era nemmeno il muraglione, tant'è vero che è ancora vecchissima, qui siamo alla zona mare chiaro, ecco vi faccio vedere, e questa è la parte più ingrandita, dove vedete questa struttura giù, e dove sta il come si chiama il locale Coco Bay, dove era il Coco Bay una volta, ma ancora prima stava Cicillo della Coz a Mare Chiaro, è giusto? Più avanti poi c'è il Cocomero, questa adesso un altro lido che adesso si sta aprendo dove era il ristorante La Vela. Comunque questi sono, diciamo, alcuni riferimenti. Questo è Trani Mare Chiaro. Poi un'altra foto storica, ecco, guardate, ancora quando le persone non l'avevano invasa, e qui sto parlando della chiesa della Madonna del Carmine con annesso Hotel Convento San Paolo dei Padri Barnabiti accanto. Bellissima foto storica, molto storica. Poi ancora qui è il Castello Svevo, guardate questa foto, ecco, Castello Svevo quando era ancora all'epoca carcere giudiziario, si nota anche nella didascalia, queste sono cartoline storiche che vi sto facendo vedere. Poi ancora un'altra bella foto di questa del comune di Trani, questa è via Tenente Morrico, dove sta il palazzo del comune. Notate, ovviamente è a due piani, però se vedete la versione originale, ancora prima, era il palazzo del Duca delle Puglie, ancora prima di essere municipio comune di Trani, ed era a un piano. Il secondo piano è stato ovviamente aggiunto successivamente. Vediamo quest'altra foto. Ecco, qui si vede ancora la struttura del Castello Svevo e le abitazioni sopra, dove c'erano, diciamo, i poliziotti penitenziari quando era ancora carcere il Castello Svevo. Questa è una foto ancora molto datata, vicino al Palazzo di Giustizia, la Corte d'Appello delle Puglie, Palazzo Torres, tanto per dirvene una, il muraglione laterale delle mura federiciane e a seguito la cattedrale con annesso convento accanto. Notate, è molto storica questa foto. Poi ancora qui si vede il porto di Trani, la darsena quando ancora non c'era nemmeno una barca, con vista chiesa della Madonna del Carmine e Hotel Convento San Paolo, e accanto il Palazzo Soria, quegli altri che ci sono giustamente. Poi qui siamo a Corso Cavour, ancora oggi in piccole dosi è ancora così bella da vedere, si nota anche in fondo dove c'è la carrozza, dove c'è la, ecco, dove sta questo albero,
che ancora tutt'oggi c'è, e meno male che c'è. E lì siamo praticamente verso la Villa Comunale a Piazza Plebiscito. Poi ancora Corso Cavour, vista dall'altro lato, qui siamo proprio all'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele. Come si gira Corso Vittorio Emanuele, si vede Corso Cavour. Questa è un'altra bella foto storica, davvero, che se volete nella pagina Trani Com'era le troverete tutte. Poi qui abbiamo un angolo straordinario di Via De Roberti, Corso Vittorio Emanuele, angolo Piazza della Repubblica, dove si nota la fermata degli autobus ed era una volta il Bar Italia, che per anni è stato anche il Caffè Italiano, tenuto dai nostri Franco e Nicola Pansitta, ora spostati in via Cavour, ma che comunque ha sempre fatto una bella parte della storia di Trani. Quel palazzo che vedete a destra qui oggi è stato ristrutturato, è stato un po' rimesso in una versione più nuova, ma comunque mantenuto più o meno lo stesso stile. Poi abbiamo questa foto storica, notate, questo è l'angolo di Corso Vittorio Emanuele, scusate, no, l'angolo di Piazza della Repubblica, via Aldo Moro, allora si chiamava via Roma, allora non era ancora via Aldo Moro, si chiama ancora Corso Roma, tanto per dirvene una. Ecco, qui all'angolo, questo triangolo dove ci sono quelle palme e dove c'è il palazzo di un piano, lì oggi esiste il palazzo, credo di 7-8 piani, dove c'è l'OVS, ancora prima c'era l'UPIM, e più avanti dove ci sono, dove diciamo l'angolo dell'orologio, c'era il cinema Excelsior, tant'è vero che insomma, se dovessi trovare qualche foto storica dell'epoca, beh, sarebbe molto bello farvela vedere. Ecco, questa per esempio è una foto storica, molto 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 datata. Poi ancora, qui abbiamo Corso Vittorio Emanuele, l'angolo di Piazza della Repubblica, a sinistra notate i bar, il bar è il Bar Odeon, Bar Odeon. Non è il Bar Sette Nani che sta ancora prima, ma questo è il Bar Odeon. A destra ovviamente notate che c'era... Cosa c'era all'angolo di fronte al Bar Odeon? Si ricorda, Barone? Una sartoria, ricordo. C'era una sartoria. C'era una sartoria, c'era una sartoria all'angolo. Sì, 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 una sartoria. Poi qui dove siamo, vediamo un po' che punto della città è questa. Credo che questa sia... Corso Imbriani, credo. No, no, questo è Corso Vittorio Emanuele e Palazzo Pugliese, dove ora c'è Nunez. A sinistra notate il Palazzo Pugliese, a destra c'è il palazzo dove c'è l'associazione musicale, credo Domenico Sarro. Domenico Sarro. Oh, qui abbiamo la cattedrale, la vista del porto, la Terra Aras, dove si scaricava e caricava la bauxite, il Molo Santa Lucia, bellissima questa... bellissima questa foto, anche se storica. Qui siamo all'entrata della Villa Comunale, notate il monumento ai caduti, a destra non c'era ancora il cannone, tant'è vero che questo praticamente è stato inserito molto tempo dopo, quindi notate insomma la differenza di quanto tempo prima è questa foto. Poi qui ancora sempre bauxite, Terra Rossa, Molo Santa Lucia con un veliero che passa, credo sia un piroscafo. Poi qui abbiamo la Grotta Azzurra, guardate la Grotta Azzurra, guardate questa struttura che oggi praticamente esiste ancora, c'è un Risto Sushi, credo sia il Taku, il Garbino, ma prima ancora c'era questa bella struttura e oggi si vede quello che state guardando, ancora intatta così, bella, bella ancora da vedere. Poi Hotel Jolly, l'Hotel Jolly in via De Robertis, a sinistra, poi in fondo sulla destra c'è il palazzo quasi in distruzione, non in costruzione, in distruzione, dove oggi c'è il bar del nostro Pinuccio Petruzzelli, il Bar Crystal. Ancora questa foto storica di Piazza della Repubblica, guardate questa macchina, ma sembra più un pullman antichissimo, credo sia, non lo so se era a spinta oppure, non lo so se andava a benzina. Poi qui abbiamo una bella visuale del porto, qui abbiamo una bella visuale di Piazza Marinai d'Italia, alias dove c'è la colonna, la Lido Colonna. Guardate come era pulita quella piazza, bella nel senso vero della parola, poche auto, due autobus che arrivavano praticamente da fuori città per poter far raggiungere la nostra litoranea di Colonna dai nostri carissimi vicini di casa. Poi ancora una foto del piazzale della stazione, quando allora si arrivava con l'auto, non c'è, ecco qui notate, non c'è la vasca,
non c'è la vasca con San Francesco, ma ci sono quelle due splendide aiuole, una a sinistra e l'altra a destra, dove si arrivava praticamente con l'auto fino all'ingresso. Sopra questo bel posto anni fa abitava il nostro caro Ninni, che saluto, che ha lavorato per tanti anni in Ferrovie dello Stato come capo stazione, quindi ha diretto per tanti tantissimi anni questa splendida bellissima stazione e questo bel piazzale, che ora insiste un parcheggio sotterraneo mai entrato in funzione, una cosa penosa da vedere, ma purtroppo se avessero lasciato tutto così come stava forse non stavamo qui a parlarne, anzi dicevamo che era ancora molto più bella oggi. Però ecco, questa è una foto veramente che dovete notare, Piazza della Libertà, notate, non c'è la diciamo il monumento e la vasca dedicato alla Madonna dell'Immacolata. Questa è ancora prima di quello che veniva, diciamo, costruito successivamente. Foto ancora più storica. Lì siamo vicino alla chiesa di San Francesco, siamo all'angolo di via Ogni Santi e poi angolo via Mario Pagano. Si nota che non c'è la statua dell'Immacolata. Ancora, poi abbiamo Piazza Mazzini, oggi così, ancora ieri è uguale. Meno male, qualcuno all'epoca, credo che sia stato sì, l'amministrazione Tarantini, che ha voluto rifare la piazza, però l'unica cosa che ovviamente ha omesso è quello della strada laterale. Qui si camminava da questo lato, ecco, guardate la freccetta del mouse che si sta muovendo, qui si girava attorno e si faceva praticamente il giro attorno con le auto, mentre adesso praticamente è diventata tutta pedonale. Bene così, meglio così. Poi questa è una piazza che conoscete tutti quanti, di fronte porta alla chiesa di Santa Teresa, piazza Sedere San Marco, via La Spina, nei pressi di via Statuti Marittimi, quindi non potete sbagliarvi e vedete se riconoscete qualche marinaio di questo, erano tantissimi anni fa. Poi qui siamo in Piazza della Repubblica, notate la differenza, gli alberi ovviamente c'erano, ma non c'erano i parapetti, quelli parapedonali. Era molto più pulita la piazza, molto più bella da vedere, molto più bella, perché adesso con tutte quelle installazioni abusive o non abusive o quello che sia, hanno deturpato praticamente la bellezza e la storicità del posto. Poi qui abbiamo una foto storica del cantiere navale, prima della Lega Navale e dopo il cantiere navale. Lega Navale che praticamente non credo abbia aveva aperto, perché si vede solo il fortino Sant'Antuono al lato, la torretta del molo di Santa Lucia dove c'è la cattedrale e poi da questo lato il fortino con il cantiere navale. Va bene, fermiamoci qui adesso, vediamo se il nostro Raffaele ha trovato qualche altra canzone, se non si è addormentato. Ti sei addormentato, Raffaele? Pronto? Si è addormentato. Sta a letto. Vedo il letto. Solo che si sta scaricando il telefono. Ma chi se ne frega il telefono? Il telefono? Ma tu c'hai un telefono a quattro... Sta scaricando. C'è il telefono di quattro stagioni, c'hai. Non è che c'è il telefono a tre stagioni. Va bene. Ah, vedi, frutti di mare a Cicillo. Bellissimo, ricorda. Vedi quanta gente si ricorda di quelle foto che ho fatto vedere. Va bene. Allora, senti, tu hai trovato qualche canzone. Io ho una bella canzone da far ascoltare. Sempre dal repertorio del nostro caro Ninni Anselmo, bellissima canzone, guarda che bella canzone ti ho trovato, intitolata La nostra favola. C'era una volta un bianco castello fatato, un grande mago l'aveva stregato per noi. Sì, io ti amavo, tu eri la mia regina ed io il tuo re. Mai, mai, mai ti lascio. Mai, mai, mai da sola. E per noi mai niente più cambierà. Tu sarai sempre regina ed io il tuo re.
quattro pareti più grigie del fumo di un treno. Salutiamo Nicky Music da Trani, Raffaele. Questo è il castello che io posso fare per te. Ciao Nicky. Vito Sorice dalla Germania. Mi ami. Da Gerlingen. Come se fossi per te un vero re. Mai, mai, mai ti lascio. Vai dimmi, canta con te, canta il tuo. Mai, mai, mai da sola. E per noi il tempo si fermerà. Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. Ami, come se fossi per te un vero re. Mai, mai, mai ti lascio. Mai, mai, mai da sola. E si fermerà, tu sarai sempre regina ed io il tuo re. Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. Grande Ninni, bella canzone, chissà quante di quelle volte l'avete ascoltata. Questa era la canzone che cantava Jimmy Fontana, è vero Raffaele, te la ricordi tu che la cantava Jimmy Fontana questa canzone? Sì? Te la ricordi? Jimmy Fontana. Ce l'ho io, ce l'ho. Io ti ho fatto Jimmy Fontana. Raffaele, tu mi devi fare la gentilezza, devi ascoltare quello che ti dico. Io ti ho chiesto, ma tu ti ricordi che la cantava Jimmy Fontana? E tu devi dire sì, mi ricordo, no, non mi ricordo. No, che rispondi con ce l'ho io. Sì. Sai che ti dico? Sì, sì, e sì. E chi se ne frega che tu ce l'hai? Chi se ne frega? Chi se ne frega? Lo so che tu ce l'hai, ma non lo usi. Questo è il guaio, hai capito? Il disco. Le cassettetto. Il disco, il disco, il disco, il disco. Vabbè. A Wendokan. Allora, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Prima di chiudere, volevo sentire se il nostro Raffaele aveva qualche richiesta musicale. Proviamo a sentire, dai. Che c'hai di richiesta? Sentiamo, dai. Vediamo che cosa ci ha richiesto il nostro Raffaele. Proviamo a vedere. Concludiamo con un disco in bellezza, Raffaele. Mi ascolti? Concludiamo in bellezza, per piacere, eh? Nangesimice no suon. Grazie. No. Salutiamo Vito Sorice da Gerlingen. Dalla Germania, ja, wie geht's, gut, Arbeit, alles klar, come dicono in Germania. Come va, tutto bene? Continuo a vedere qualche bella foto, ecco, vi mando qualche bella foto, così magari vi faccio cosa gradita. Nel frattempo che il nostro Raffaele, questo è il monastero di Colonna, qui siamo allo scoglio di Frisio, fratelli Carboni, bello, bello, qui abbiamo la chiesa, scusate, le scuole del liceo, qui abbiamo una bella spiaggia di Colonna degli anni passati, ancora Colonna, qui abbiamo il Lido, lo stabilimento balneare Fabiano, dove era praticamente alla Villa Comunale prima della bella Venezia. Ragazzi, questa è una foto storica, ma veramente storica. Ora non c'è più,
c'è solo il Lido Bella Venezia, che è stato rifatto, ristrutturato, abbellito, ammodernato, tutto molto più bello, e non con quelle catapecchie che vedo là. Però giustamente all'epoca erano quelle le strutture che si facevano. Ancora, esso, qui c'è il nostro caro amico Luigi e Pippo, buonanotte. Ciao Luigi, ciao Pippo, ho trovato la stazione di servizio della esso. Questa ovviamente, lui era giovanissimo, ora l'hanno rilevata lui e il fratello, e li saluto a Pippo e saluto al nostro caro Luigi, buonanotte. Poi qui abbiamo una visuale, guardate questa foto, provate a riconoscere il Teatro San Ferdinando di Teatro di Trani. Questa è Piazza Teatro del Teatro San Ferdinando. Ah, dice sure, good, dankeschön, viele gute, gute Nacht, grazie per la buonanotte, ma è presto ancora, buonasera, va bene, comunque grazie, dankeschön Vito, ma parliamo italiano, parlo tranais, così almeno ti faccio sentire a casa, Raffaele, a che ora vuoi essere chiamato? A che ora vuoi essere chiamato? È raid, no, ma è chiuso, stiamoci, hai trovato qualcosa? Qui abbiamo via Mario Pagano. Io sto facendo vedere le foto, sì. Però tu stai ancora a dormire ancora. Secondo me tu dormi ancora. Sì. Abbiamo la chiesa di Sant'Andrea e poi... Ce ne sono tre. Tre sono le cose che voglio dire. Ce ne sono tre. Tre. Quella che ho scelto. Una. La bionda. One for... One for you, one for me, ho capito, va bene. One for me. Ah, sì, bravo, one for you, one for me. Allora, concludiamo con one for you, one for me, dice Vito Sorice. Di fronte c'era Sorrenti della Fiat, me lo ricordo e come, dove ha lavorato nel 1971. Bene. Adesso penso, insomma... Stai vivendo in un'altra realtà, credo che in Germania stai lavorando, se ti sei spostato lì penso che sicuramente per motivi di lavoro. Noi vi salutiamo, vi lasciamo alle immagini di questa canzone di One for You, One for Me. Chiaramente vi ringraziamo per tutti quanti i nostri amici che ci hanno guardato, salutato e hanno partecipato. Un saluto speciale lo faccio al nostro caro Barone Girasole, che ringraziamo. Barone, grazie per essere intervenuto anche oggi. Facciamo la presentazione finale con che cosa? Tarantella? La tarantella. Una bella tarantella, così facciamo allegria e poi ci salutiamo con il nostro Raffaele. Ciao a tutti! Vai Raffaele, sin da me, sì. Vai Barone! Vittorio che si sia presentato! La presentazione del co-presentatore. Grazie all'ascolto di Radio Show Castinesi, ha presentato Radio Show. Yo. E poi con la partecipazione di chi? Raffaele Bove. È venuto, ma sta per me, dorme, si sta per aspettare con la partecipazione del Barone Girasole, Nicola. Salutiamo a proposito il nostro Franco Paolo Balzano, è pensionato, sono 45 anni che vivo in Germania, se scendo quest'anno vengo a trovarti. Devi venire a trovarmi, Vito. Salutiamo Vito Sorice dalla Germania. Vito Sorice! Dalla Germania! Vienimi a trovare se vieni a Trani. Aspetta che dobbiamo salutare ancora, Ninni, vai! Vai, saluta Ninni, non ti... Tu segui me, saluta Ninni. Molto le chiedite. Ninni, scusa, è così, noi scherziamo. Saluta Ninni, molto le chiedite, scordateci. E alla Surangela e a tutte le donne. Va bene, la festa della donna, andiamo alla locanda della Via Larga, sto lì il giorno 8. Auguri a tutti. Oh, Barone, si da me. Auguri a tutti, stati solo, niente si briaghe che potete da clè, qua wave. Allora, niente, saluta Ninni, abbiamo salutato. Saluta Enzo. Enzo Lamberito. L'asciura Maria. San Giovanni. L'asciura Maria. Oh, saluto. Salutiamo la signora Anna Landricina.
Saluto Anna Landricina. Salutiamo Mary Lou. Un grande saluto a Mary Lou. Niki da Trani. Niki da Trani. Francesco Paolo Balzano. Francesco Paolo Balzano. E ancora salutiamo il nostro Antonio Somma. Antonio Somma. Nicoletta Di Candido. Nicoletta Di Candido. Raffaele Sarno. Raffaele da Milano, Sarno. Da Milano. Luigi Magnifico. Luigi Magnifico. Carlo Macri da Crotone, Gabella Carlo Grande. Carlo Macri da Crotone. E il mio amico Ignazio, e tutta la famiglia Gualtieri. Il tuo amico, anche il mio amico. Il nostro amico, il nostro amico. Il nostro grande amico. Nostro amico Ignazio, e poi... Ignazio, salutiamo, e poi... un attimo solamente, Mario. Salutiamo il nostro amico Mario Scamarcio. Mario, saluto Scamarcio dal Barone. Il nostro Raffaele Camovine. Vai Raffaele. Raffaele, buonasera. Raffaele, sto aspettando. Ciao Raffaele, buona serata. Oh, venga. Ti lascio, anzi vi lascio con questa buona canzone. Serata. Vi lascio con questa canzone e vi auguro una buona serata a tutti quanti voi. Come sempre vi invito ad andare a trovare i nostri amici, e sono Bianco Yogurt Caffè, Yogurt Brioche Caffè Buffet via Ogni Santi 114 a Trani, Isabel di Tutto di Più, Uomo, Donna e Bambino in via Postumia numero 2 sempre a Trani, Lou Smile, impresa di pulizia e società di servizi in via Giacinto Francia 16 a Trani. Il saluto va a Rossella, a Mauro, a Leo, al nostro Giuseppe Leone, Mimmo Ferreri e tutti i nostri amici che hanno seguito assiduamente, che lo fanno sempre senza problemi, con un grande piacere. Oh, ha detto Vittorio, hai un padre in gamba, ne te ne do, hai in gamba due gambe. Grazie. Grazie, e ovviamente ciao a tutti, ciao Raffaele, buona serata. Vai. Buona serata a tutti. Vai con la musica. Vai con la musica. Canzone che ha richiesto il nostro Raffaele Dos Campos Santos, Locolo 4748. One for you, one for me. Ciao! One for me, one for you. One for me, one for you. One for me, one for you. A ballare! Vai, Barone, a ballare pure tu! Vai, vai! Placa, placa! Placa, placa! Raffaele, a ballare! Ma do un caso poli e te cacate pisciate! Vai, un saluto dal cane che caca sul letto. This don't go away, I'm ready and I'm this don't go away. Che trasmissione pazza che è la nostra. Ciao a tutti, grazie per aver seguito. Alla prossima occasione per Radio Show. Yo 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 yo! Auguri Patrizia, auguri Francesco, auguri Luciano.